Peppino Audace, oggi riportiamo la Formula 1, carriera pilota, Charles Leclerc. Proviamo Charles Leclerc. Prima volta provo Charletto Leclerc. Ferrari, Charles Leclerc. Provato Carlos Sainz. Bahrain, Charles Leclerc. Verstappen primo. Larga Charles undicesimo, attenzione, vola Charles, vado un po' in difficoltà. Torna Charles. Sesto Charles. Sesto Charles. Charles Leclerc sesto. Va bene, ci posiziona a metà classifica. Metà classifica per Charles. Ci sta. Si sapere anche se continuare la griglia di partenza serie con Charles Leclerc, siamo proprio Fernando quarto, buono Hamilton, due Red Bull. Le qualifiche sono finite e ora poi riprenderemo anche con Peppino Audace carriera Ferrari. Venti giri la gara. Sì, è un po' troppo secondo me. Non posso cambiarla. Vabbè, 20 giri. Benvenuti sul circuito internazionale del Bahrain. Le vetture stanno per scendere in pista e saremo pronti per l'inizio del Gran Premio. La Formula 1 torna nel deserto oggi su questo eccezionale circuito. La gara inizierà tra poco. Ecco come si presenta la griglia per la con Max via. Davanti Max Verstappen ha fatto Hamilton e oggi è in pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. E ora vediamo il resto della griglia. Russell, Fernando Alonso, Russell, Alonso, Sainz, Leclerc. Eccolo qua, Charles quinto. No, andiamo di Ross. Partono più o meno tutti con le stesse mescole. Va bene, attenzione alle due Ferrari. Una Sainz. Subito Sainz quarto. Bene, subito le due Mercedes. Tutto subito forte Charles. Charles terzo. Hamilton quarto, Perez quinto.
Troppo Sainz scende. Vediamo se Ferrari nel dritto va meglio di Mercedes. La Red Bull è imprendibile. Stop in giro veloce. Attenzione Mercedes. Forte nel dritto. Hamilton ci prova. Charles Leclerc contro Hamilton. Attenzione a Charles. Occhio a Ferrari. Non è tanto distante, Occhio a Fuso Russell. Fuso Russell. Ok, via libera. Fuso Russell, 15 secondo. Ma oramai Verstappen è imprendibile. Weschall secondo. Possiamo usare DRS. DRS è disponibile. Attenzione con Hamilton. Charles è già scappato. Scappato Max Verstappen, il campione del mondo. Charles comunque secondo. Buono il primo settore di Charles. A perdere tanto secondo me nel settore centrale. Prima bomba. Secondo. Secondo me iniziano a patire un po' le gomme. Ferrari patisce subito con le gomme. Attenzione che non molla Hamilton. Alzo quinto. 36 basso. Attenzione, arriva Sainz quarto. Due Ferrari e due Red Bull, subito. Scontro Red Bull Ferrari. Non
mollare, la distanza dalla vettura che ti precede è di 6 secondi. Charles Leclerc sta patendo nettamente con le gomme. Sta patendo di gomme. Va a patire il settore centrale. Meglio, attenzione, occhio a Sainz. C'è anche Alonso attaccato sul 37. Sta patire un po' con le gomme. Attenzione Alonso, Perez, Sainz. Mamma mia, grande gara là dietro. Pure Hamilton adesso arriva. Gara 4 là dietro. Mamma mia. Attaccato forte Perez. Ok, concentrazione. Gara tosta. Gara tostissima. Charles Leclerc deve lottare. Ormai imprendibile Max Verstappen. 10 secondi di vantaggio. È tanto. Perez passa. È tosta. Tosta perché Charles Leclerc inizia a perdere un po', soprattutto è andato di nuovo lungo, va bene così, no, almeno sull'altra Red Bull. Questo è il settore più critico per Charles. Infatti lo stiamo vedendo. Attenzione però, meglio! Meglio sul dritto! Occhio! Stiamo avvicinando la finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Ah, si toccano! Si toccano! Oh, tanta roba Ferrari. Sì, Perez è più lento rispetto a Verstappen, però attenzione, scivola qua, scivola Leclerc che va bomba nel dritto. Bel sorpasso questo. Clark ritorna secondo. Macchia però.
oscilla. Sono Alonso perché ragazzi non molla. Che Checo Perez non molla. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. E già Ferrari ha già perso aderenza da parecchio. Si è imprendibile oramai Verstappen. Gara da solitario, 12 secondi. Molto bella però dietro. Stacca un po', Charles. Box. Box, attenzione. Bella gara. Sono ancora, Checo ci prova. Checo. Non molla, Checo. Non molla, Checo. Non molla neanche Charles. Ruota, ruota. Due piloti non mollano. Tanta roba. Charles che risponde a Checo. Verstappen, Leclerc, Perez, Alonso, Sainz, questi primi 5. Dietro le Mercedes. Box, box. Vanno più o meno tutti ai box. Sai il secondo. Vai, vai ora. Ottima entrata. Un po' di traffico. Ok, non ci dispiace. Bene così. Mi sa che Alonso dietro. Sì, sì, Alonso dietro. E Alonso mi sa. Fai attenzione. Sa Checo. Devi finire la gara con davanti a Checo Alonso. Potrebbe arrivare dietro.
Cioè, Verstappen non ha ancora fatto box. Sicuramente questa gara è sua. Ok, non arriva safety car. Rovinare i piani. Ma non credo. Carlos è appena rientrato ai box. Carlos Sainz rientra. Stanza lento. Un 52. Stapp rimane a 16 secondi. Il distacco da quella dietro è 1,7 secondi. Alonso in questo momento terzo. Tutta roba Alonso, ragazzi. Aston Martin terza. Occhio a Charles, giro veloce. Primo settore. Addirittura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Ah, ma è impossibile solo riprenderlo. Neanche perché... però... funziona. Ah, ma ha già cambiato, medi anche lui. Gara, stavolta, vinta da Max Verstappen. Un buon Charles, secondo. 5,5 secondi. Ora giro veloce di Charles Leclerc. Sembra girare meglio con le medie la Ferrari. Buon ritmo di Charles. Ce l'ho già sul rosso. Ma buono però, 35. Perez di nuovo terzo, assurdo. Checco prova ad andare adesso a prendermi, prendere Charles. Stappen è imprendibile. Stappen è imprendibile. Sia col botto il campione mondiale. 13 secondi di vantaggio.
sul 22. Attenzione a sciallo perché... un po' spento. Altro stasera ragazzi, Juventus Salernitana Coppa Italia. Juventus che quest'anno può pensare alla Coppa Italia. Undicesimo giro. Cinque giri alla fine. Sainz sceso. Dietro però due McLaren. Charles secondo. Vabbè, oramai Verstappen ha vinto. 16 secondi. Attenzione a Perez. Ma secondo me il girare di Leclerc che... Forza, puoi riprenderti quella posizione. Alonso, attenzione! Buona la prova di Perez! Inizia a pattinare Leclerc! Gomme deteriorate. Ma quest'anno Ferrari ha sofferto parecchio, eh.
sto il muro lì. Mamma mia, gara bellissima. Finale assurdo con Hamilton. Per la seconda posizione, bellissima. Meglio, meglio nel finale, due giri alla fine. Ma è a 21 secondi. Abbiamo 21. Sufficienza per altri 4 giri. Continua a aumentare. Quasi mezzo secondo. Perez sta facendo una gara incredibile. La vettura davanti ha 20 secondi di vantaggio. 20 secondi di vantaggio. Inizia un po' a spo... Attenzione a Perez. Un po' in difficoltà adesso Leclerc. Sainz, ritorna lì. Attenzione. Torna a lottare Carlos Sainz. Passa Alonso. Buono, 37, con l'ultimo giro. Abbiamo carburante sufficienza per altri due giri. Attenzione! Attenzione Perez! Perez fino all'ultimo! Leclerc sta facendo una gara sontuosa! Anche... Perez non molla. Molto bravo oggi Checo Perez.
Le gomme non reggono più. Ultimo giro di gara. 37 non... La mia Perez. Perez super. Ma non basta. Verstappen vince il Gran Premio di Bahrain. Dietro vediamo a Charles o a Perez. Credo più a Charles. Attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione. 46%. Secondo Charles Leclerc. Terzo Perez. Bella, bel Gran Premio. Il terzo è stato Perez, anche perché Perez mi sembra che partiva nelle retrovie. La scuderia vincitrice oggi ha dimostrato un ottimo gioco di squadra. Comunque due piloti della Red Bull sul podio. Credo che oggi le condizioni della pista, come Max e Max, fossero perfette per l'auto. Assurdo. Se pensiamo che sono vetture che rendono al massimo quando le gomme vanno a temperatura. Ed ecco i vincitori di oggi, una Red Bull sempre più sugli scudi. Ferrari comunque seconda. Eccellente. Buona prova del cavallino. Essere orgogliosa della vittoria. Dietro la Red Bull. Con un ottimo show Leclerc. Ragazzi, finisce qua. Primo episodio Charles Leclerc. Davide, chi ha guidato meglio oggi? C'è stato il primo episodio. Quindi finisco qua. No, ragazzi, dovrei portare qualche episodio di FIFA. E poi, ragazzi, e poi prepartita Juventus Salernitana. Quindi ci vediamo per i prossimi video. Bella a tutti, Pepino Audace.